In Somalia la lingua italiana è ancora molto diffusa. Il nostro paese potrebbe essere più presente. Nell'era della globalizzazione per l'Italia si aprono nuove sfide. La Somalia rappresenta una questione strategica al centro di grandi questioni, dalla lotta al terrorismo all'immigrazione, alla possibilità di combattere la carestia e la siccità e la fame. Gli attacchi dei terroristi da Al-Shabaab, il problema della pirateria. La Somalia ha una sicurezza interna ancora molto debole. L'Italia come può aiutarla? Noi li stiamo aiutando formando le loro forze dell'ordine, forze armate. Li stiamo aiutando con un contingente europeo e italiano. Ma dobbiamo creare le condizioni perché le persone non finiscano nelle mani dei gruppi terroristici, della pirateria, di quelli che offrono alternative economiche non legali. Per questo è sempre più importante il sostegno verso lo sviluppo socio-economico del Corno d'Africa. In funzione di condividerne l'interesse a che certi fenomeni come le grandi migrazioni, i grandi fenomeni di disagio sociale in quei paesi non abbiano riflessi anche sul territorio europeo. All'incontro che si è svolto all'Università Luiss di Roma ha partecipato anche il ministro degli esteri Tajani, che si è intrattenuto a colloquio privato col suo omologo somalo. Dobbiamo rinforzare anche i nostri legami, non guardando all'Africa con l'occhio del neocolonizzatore, ma leggendo la situazione africana con occhiali africani.